Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa, di conto. Prego, applauso. Ecco, ce ne siamo. Noi abbiamo un pool di esperti. Ma è normale che si piace. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning, Vietnam! Amici del primo canale, benvenuti a Good Morning Vietnam, il primo tentativo di secessione giornalistica. Aprirò primo canale come una scatola di tonno. Come tutte le testate giornalistiche, anche noi partiamo dall'emergenza Covid. L'Italia è la nazione migliore nel mondo nell'affrontare questa emergenza. Anche il professor Bassetti ci rassicura. Io di solito faccio un mix. Quindi, niente panico. Niente panico, niente panico. Ok, panico. Il mio presidente rieletto della regione Liguria, Giovanni Totti, saluta i suoi rielettori. Bello SRR. Ancora aperto il dibattito nei 5 Stelle, ma i toni sono comunque tranquilli e pacati. Qui vediamo Di Battista discutere amabilmente con Di Maio. E restando in tema di dibattiti, quello che ha tenuto il mondo col fiato sospeso. Trump versus Biden. Pochi feriti alla fine. I tifosi del Genoa speravano che quest'anno fosse un anno positivo. Sono stati accontentati. Il sindaco di Ventimiglia parla di sicurezza in diretta TV e gli rubano la giacca. E niente, questa è così, fa ridere da sola. Che ci vuoi aggiungere? Al via la 60ª edizione del Salone Nautico di Genova. Un pochettino di ristrettezze, però la facciamo lo stesso. Единственная трудность. А так, в принципе. Termina qui Good Morning Vietnam, la mia rassegna stampa. State bene, ci vediamo la settimana prossima. Io intanto vado a invadere Liguria anche.